tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oh yeah! Andiamo a fare un video tutorial di come fare la mozzarella fatta in casa. Questo io perché lo faccio? Perché quando io mi trovavo in Ecuador e facevo la pizza, oppure comunque avevo voglia di mangiare una mozzarella buona, era un disastro, nel senso che non è che la trovavi facilmente, spesso e volentieri erano quelle un po'... vabbè, comunque, dato che ci sono tanti amici miei che si trovano ancora all'estero, chi in Australia, chi in Ecuador, chi in tante altre parti del mondo, mi hanno chiesto di fargli questo video tutorial, allora facciamolo, facciamolo, insieme a questo facciamo anche altri video che poi andremo a vedere, cioè come fare la ricotta fatta in casa, come estrarre la panna dal latte per fare la panna montata o per fare il burro fatto in casa. Vabbè, insomma, ha già cattato latte. Allora vediamo se facciamo questa bella mozzarella. Guardate, il risultato è garantito perché la mozzarella, eccola qua, fantastica, già fatta. Adesso andiamo anche a vedere tutti quanti i trucchi e i segreti per riuscire a farla in casa. E bene, 3, 2, 1, cominciamo. Mamma mia, che bontà! Prima di tutto parliamo del latte. Il latte deve essere crudo, per intenderci quello del contadino, al quale viene fatto un trattamento termico a freddo e poi viene filtrato. In questo caso è privo di batteri. Poi passiamo a quello che è il termometro e a una bilancia. Ovviamente per fare la mozzarella sono fondamentali. Il caglio, in farmacia vendono tranquillamente diverse marche, diversi tipi di caglio, però sulla confezione trovate quella che è la quantità di caglio necessaria che serve per cagliare il latte. Al caglio, in questo caso secco, vado ad aggiungere 25 ml di acqua fredda, fondamentale che sia fredda. In questo caso io ne sto utilizzando 1,5 grammi di caglio e li andiamo a mescolare bene. Lui si scioglierà perfettamente, mi raccomando che sia ben fredda, e lo teniamo da parte. Dopodiché abbiamo dello yogurt. Abbiamo fatto anche lo yogurt fatto in casa, poi facciamo anche la ricetta di come fare lo yogurt fatto in casa e potrete vedere che è veramente facile da realizzare. Anche di questo qua poi dopo andremo a vedere quanto ce ne serve. Una pentola grande, capiente, assolutamente in acciaio. Non utilizzate mai e poi mai le pentole in alluminio, perché non vi verrà la mozzarella, perché andrà a creare un livello di acidità pazzesco, ok? Assolutamente pentole di acciaio. Il latte adesso è molto freddo perché ha subito quel trattamento a freddo, ok? Che non ne altera le proprietà, invece il trattamento a caldo sì, andrebbe ad alterarle. Lo mettiamo nella pentola, lo portiamo a una temperatura di 40 gradi, mescolando continuamente per fare in modo che la temperatura sia omogenea in tutto. Una volta che ha raggiunto questa temperatura, spegniamo il fuoco e lo mettiamo su un tavolo. Per ogni litro di latte andiamo a inserire un cucchiaino di yogurt e continuiamo poi a mescolare bene in modo che venga ben assorbito. Poi andiamo ad aggiungere il caglio che abbiamo precedentemente sciolto in acqua fredda, ma una cosa importante, non andremo ad aggiungere acido citrico perché andremo a fare un'acidificazione naturale, quindi una stufatura più lunga del solito, però è più naturale. Mettiamo il coperchio e lo facciamo riposare per un'ora. E se volete potete mettere anche una coperta o semplicemente uno straccettino, dipende dalla temperatura esterna. Lui deve stare a una temperatura di 37 gradi per maturare bene. Passata la prima ora ci troviamo davanti quella che è la prima fase, quindi il latte è iniziato a cagliare e andiamo a fare dei tagli con la lama di un coltello. Li andiamo a fare perché dobbiamo andare a ricavare quelli che sono dei cubotti, dei quadrotti. Prima li facciamo da una parte, poi dall'altra e poi con il coltello in maniera diagonale andiamo a fare degli altri tagli. Cerchiamo di staccare un po' e di dividere il tutto. Mettiamo il coperchio e facciamo riposare per altri 20 minuti. Trascorsi questi 20 minuti andiamo a guardare e vediamo che inizia a dividersi da una parte il siero e dall'altra parte quelli che sono i cubotti che avevamo fatto. Guardate, adesso li vado a tirare su piano piano, vedete? Hanno iniziato a staccare, a rilasciare quello che è il siero. Ora, con l'aiuto di una frusta, non facciamo nient'altro che andare a frantumare questi cubotti per farli diventare grandi, piccolini, piccolini, piccolini. Cioè proprio prendiamo la frusta, li andiamo a mescolare bene e li andiamo a fare belli, piccoli, piccoli. Controlliamo bene che sul fondo non siano rimasti dei pezzettoni grossi, questo è importante perché altrimenti quelli andrebbero a pregiudicare il risultato finale, quindi mettiamo il coperchio e facciamo fare un riposo lungo di 3 ore e mezza, 4 ore.
Sono passate circa 4 ore, ora siamo in uno dei momenti più importanti, ok? Allora, sul fondo si è depositata la parte solida, quindi la cagliata, e sopra ci troveremo quello che è il siero, ok? Il latticello. In questo caso lo andiamo ad eliminare, ma adesso vedete come, quanto, perché? Perché dobbiamo fare aumentare il livello di acidità della nostra cagliata, perché altrimenti avremmo semplicemente formato una sorta di formaggetta, un formaggello, ma non filerà mai, ok? Quindi è importante aumentare il livello di acidità. Questo perché? Perché noi non andiamo ad utilizzare l'acido citrico, ma seguiamo un procedimento naturale. Facciamo in modo che avvenga quella che è l'acidificazione naturale della nostra cagliata. Pressiamo bene bene il tutto in modo da far estrarre la maggior parte di siero che c'è all'interno della cagliata, quindi lo andiamo a mettere da parte questo siero e la cagliata invece l'andiamo a mettere all'interno di uno scolapasta. Io in questo momento sto utilizzando lo stesso scolapasta delle pentole, quelle che servono per cucinare la pasta. Ecco, questa è l'ideale per diversi motivi. La pressiamo bene una volta che abbiamo inserito qua la cagliata perché essendoci uno spazio sotto, questo spazio sotto farà in modo che colerà quella parte di siero che ancora c'è e permetterà alla cagliata con i suoi vapori di raggiungere il giusto livello di acidità. Vedete? Vedete che sta continuando a colare? Il luogo ideale per fargli mantenere la temperatura di 37 gradi dove andare a fare questa fase, quindi di sgocciolamento, è all'interno del forno spento. Quando avrà terminato di sgocciolare, togliamo la nostra cagliata e la mettiamo all'interno di un piatto e la copriamo con una bulla. Il tempo necessario sarà circa 18 ore per la maturazione completa. E ora andiamo a fare la prova, andiamo a vedere se ha iniziato, se quindi è matura e quindi può filare. Mettiamo un pentolino sul fuoco, tagliamo un pezzettino e io la ricopro così in modo che mantiene il suo livello. Quando l'acqua inizia a bollire, andiamo a inserire dentro un pezzettino di pasta. E con un ferretto, con un palietto, io utilizzo questi qua che è quello dei cinesi, andiamo a vedere se inizia a filare. Quindi piano piano ci accorgeremo se lei si comporta come mozzarella o se vediamo che rilascia troppo liquido, vediamo che perde la forma, allora vuol dire che ancora non è matura, ok? Non dobbiamo fare nient'altro che aspettare. Se invece vediamo che inizia a fare questo lavoro, quindi inizia a filare in questa maniera. Vedete? Vedete? Fantastico. Ok, in questo caso la scaldiamo, la raffreddiamo, la scaldiamo. Quando inizia a filare è pronta. Fantastico. Vedete? Dai, ve lo sto facendo vedere bene così almeno capite qual è il giusto livello per capire se va bene. Benissimo, dai, diciamo che ci siamo, ha raggiunto il giusto livello di acidità, andiamo a prepararla tutta. Andiamo. Andiamo a vedere il resto. Benissimo, allora mettiamo la nostra bella cagliata sul piano da lavoro, vedete anche la forma bella regolare dovuta dallo scolapasta. Ok, quindi questo è un vantaggio anche per il taglio. Prima andiamo a fare dei tagliettini così, poi lo tagliamo a metà e facciamo a metà anche questi filoncini. Praticamente dobbiamo ottenere dei bastoncini in questa maniera. Andiamo a farli tutti e poi andiamo a vedere che cosa ci serve per il proseguio di questa meravigliosa preparazione. Allora, abbiamo bisogno di due pentole, una che teniamo sul fuoco e mentre bolle va bene che lei sta lì sui suoi 90-100 gradi, va benissimo. In un'altra invece abbiamo bisogno di bloccarla a 50 gradi. Poi abbiamo quella che è la nostra cagliata, sale 18 grammi, poi vedete che c'ho anche qua del ghiaccio e qui abbiamo 2 litri d'acqua. Abbiamo bisogno di creare una salamoia, poi abbiamo anche una boule vuota che ci servirà per la lavorazione. Andiamo a sciogliere il sale all'interno dell'acqua fredda, anche questa è acqua fredda. Non vi preoccupate perché basta che mescolate bene il sale all'interno dell'acqua si scioglierà tranquillamente. Questa salamoia è fondamentale perché il sale permetterà la conservazione per qualche giorno in più di quelle che sono le mozzarelle. Si chiama liquido di governo questo, ok?
gli andiamo ad aggiungere del ghiaccio, perché quando gli andremo poi a inserire dopo la mozzarella, che poi lo vedremo, abbiamo bisogno di creargli uno shock termico per fare in modo che lei si blocchi o perlomeno che venga bloccata quella che è la parte esteriore, ma lo vediamo dopo. Intanto mettiamo quella che è la nostra cagliata all'interno di questa seconda boule vuota. Quindi andiamo ad inserire l'acqua a 50 gradi all'interno della boule e andiamo a ricoprire quella che è la nostra cagliata. A cosa serve questa prima fase? Serve a fare ammorbidire la cagliata in attesa poi dell'acqua più calda che gli permetterà di filare. Quindi aggiungiamo anche l'acqua a 90 gradi, un paio di mestoli di acqua a 90 gradi e mescoliamo delicatamente tutto il composto fino a che non ci renderemo conto che comincia a prendere corpo. Ora l'acqua dove stiamo lavorando la mozzarella sarà circa 70 gradi, quindi andiamo a eliminarne metà e andiamo a rimpiazzare quest'acqua con l'acqua bollente, ok? A 90 gradi. E guardate, da qui in poi nasce quella che è la magia, inizia a filare. Vuol dire che siamo riusciti ad ottenere l'impasto filante della mozzarella. Ok? Continuiamo a fare questo lavoro di sostituzione di acqua, togliamo un po' di quest'acqua e aggiungiamo acqua calda, togliamo quest'acqua e aggiungiamo acqua calda e andiamo a cercare di recuperare, di mettere insieme tutti i vari pezzettini per formare un blocco unico, ok? Per farlo possiamo prendere, passarlo uno sopra l'altro, fare in questa maniera. Ovviamente ci vorranno delle mani d'amianto per farlo bene, ok? Però alla fine il risultato che quando mangerete sarà spettacolare. Una volta fatto così, facciamo delle piccole mozzarelline, facciamo dei pezzettini che strappiamo dall'impasto principale e li andiamo a mettere all'interno della boule con il ghiaccio. Poi qui possiamo fare quello che volete, potete fare la treccia, insomma, vi potete dilettare in quelle che sono le forme che più vi piacciono. Ma la cosa importante è metterli immediatamente all'interno dell'acqua fredda. Così abbiamo fatto a mozzarella. Bene ragazzi, allora avete visto, dai, non è impossibile da fare, il risultato è questo, ci vuole tempo perché noi non utilizziamo l'acido citrico che praticamente che cosa fa? L'acido citrico rende questo procedimento molto più veloce perché gli va a creare un'acidità, però dal mio punto di vista è artificiale, io invece preferisco che il latte caccia la sua acidità naturale perché in questa maniera il prodotto che andiamo a mangiare è il più genuino possibile, non che faccia male l'acido citrico, per carità. È soltanto una questione di gusto, di virgola, ok? Quindi adesso sapete come si fa. Poi non tutti lo trovano, non sanno neanche dove si trova. L'acido citrico. Mi scusi, c'è un etto di acido citrico? No, giusto per fare un po' di mozzarella. Così. Va bene, dai, allora vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete fatto e di condividere il video con i vostri amici. Baci, abbracci, mua, alla prossima video ricetta. Però vi voglio ricordare una cosa, ricordatevi. Per questo video principalmente io l'ho fatto per i miei amici che stanno all'estero, perché qua in Italia, ve lo ricordo, ok? Se avete delle buone persone che conoscete, dei buoni caseifici, loro prendetela da loro la mozzarella, perché innanzitutto vi costa meno, perché andare a farla ha un costo, invece comprarla. Track, avete già risolto il problema. Io ho degli amici particolarissimi che mi fanno la zizzona di battipaglia, che è una cosa meravigliosa, e presto saprete qualche novità. Infatti, non so se avete visto il video che avevo fatto, adesso vabbè, non vi posso. Vi anticipo soltanto che c'è qualcosa di meraviglioso con la zizzona di battipaglia. Lo vedrete nel prossimo futuro. Beh, va bene, beh. Ok, andiamo a fare la prova dell'assaggio, vediamo se cacciulato, vediamo se è buono. Ok, dai, andiamo a provare. Saluto in spagnolo e alla prossima video ricetta. Ciao! Eccoline, vediamo. Intanto assaggiamo così. Violentemente, sarà buona? Non sarà buona? Mamma mia.
Mamma mia, che bontà! È deliziosa, bellissima, buonissima. Facciamo un piattino, mandiamola nel piattino, facciamo un piattito, un po' di albahaca, tomatillo, aceto extra virgine d'oliva, la proviamo così, vediamo. E adesso la proviamo ancora, così. Vediamo. Mamma mia, che perfezione, buonissima, ricchissima. Mamma, provala. La voglio, è mia.